Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Buongiorno ragazzi! Un saluto da Fulvio Santucci, siete su Inter Supporters, siete nella giornata dopo il derby. Ho recuperato anche la mia voce, ieri sera non sono stato veramente in grado di fare questo video perché chi mi ha seguito su Twitch lo sapeva che già sull'1-2 più o meno avevo cominciato a perdere la voce, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere, facciamo domani, anche se mi rendo conto che magari arriverò per ultimo, ma io so che l'onda lunga del derby non finisce così facilmente, io lo so che voi siete ancora lì a guardarvi gli highlights, a guardare le immagini, a leggervi le pagelle, a guardare tutto quello che si può guardare, perché questo ragazzi è un derby che farà storia. Questo è un derby che la generazione sotto la mia, cioè i ragazzi che magari sono all'ascolto, che adesso hanno una ventina d'anni, è il derby che ricorderanno per una decina d'anni, quello che è accaduto ieri sera. Sì, è andata proprio così, ragazzi. Allora, con ordine, che dire, una serata pazzesca, cioè veramente. Una serata che ha svoltato completamente l'umore da un momento all'altro, no? Io non avevo belle sensazioni per ieri, avevo parlato anche con amici milanisti ieri mattina, e, insomma, gli avevo detto, secondo me per la legge dei grandi numeri è ora che il Milan vinca un derby, perché è difficile che si possa andare avanti ancora un po' senza una vittoria del derby in Serie A del Milan, impressione che mi sembrava confermata perché il Milan chiaramente si è mangiato il campo, insomma, non c'è bisogno che lo vada a rivangare, ma l'abbiamo visto tutti, insomma, 2-0, 2-0 anche meritato nel primo tempo, con un Inter che io ho definito offensiva e vergognosa nel primo tempo e che ripeterei anche oggi, anche se non sono riuscito purtroppo a rivedere la partita, cosa che avrei voluto fare. Lo farò comunque perché questa è una partita da vedere e rivedere chiaramente col senno di poi. Tanti problemi, distanze eccessive a centrocampo, la presenza del trequartista Çalhanoğlu ci ha messo in difficoltà e non ho ancora capito tuttora il motivo, il perché. Non siamo mai riusciti a giocare di manovra, siamo stati sempre affidati alle iniziative individuali. Abbiamo preso due gol che, vabbè, insomma, più che elementari, con errori veramente da matita blu, li abbiamo visti tutti. E come, cioè, il primo tempo sembrava destinato a essere qualcosa che poteva anche finire male per noi. Se andate a riprendervi i messaggi che avete scritto sia sulla chat di Twitch di Inter Supporters, ma non solo, non solo, perché ad esempio anche sui gruppi Telegram li ho visti anche su Twitter in minima parte, cioè sembrava che potesse essere una serata funerea, che potesse andare veramente a finire male. Poi rientriamo in campo, ragazzi, e ci stappiamo come una bottiglia di champagne. Ci stappiamo come una bottiglia di champagne, cioè incredibile perché erano gli stessi 11 da una parte, gli stessi 11 dall'altra, non ho neanche percepito questi grandissimi cambi tattici, ad essere sincero, secondo me non ci sono proprio stati, eppure la partita è completamente svoltata, ma è svoltata nel momento in cui Brozovic inventa un gol. Io sono andato a rivedermi la mia cronaca prima del gol, e prima del gol dicevo che l'Inter era riuscito a organizzare un'azione, grazie a Dio, l'aveva organizzata con Candreva. E in quel momento lì ho detto: questo potrebbe essere il momento dell'elettroshock. Così è stato, però, senza quel tiro da fuori di Brozovic che ha stappato veramente questa bottiglia, non si poteva pensare magari di fare tutto questo. Infatti, decisivo il fatto che abbiamo ripreso la partita in soli 2 minuti, le prime due occasioni le abbiamo concretizzate, Vecino ha concretizzato l'occasione, cosa che non aveva fatto nel primo tempo, e da lì, insomma, è stata una superiorità, perché il Milan comunque per fortuna non ha più tirato in porta. Questo poi il problema del portiere è una cosa su cui dovremo tornarci nei prossimi giorni, ragazzi, perché obiettivamente per quanto si possa voler bene a Padelli, non si può giocare con Padelli nelle fasi decisive della stagione, cioè bisogna pensare altro, secondo me, ma ci torneremo su nei prossimi giorni quando si saprà qualcosa di decisivo. Ho già citato un singolo, ma voglio citarne anche altri, e uno su tutti, vabbè, l'uomo copertina, ma l'uomo copertina sempre, se seguite i video qui su Inter Supporters, è sempre, sempre Stefan De Vrij. Ragazzi, De Vrij è l'unico che non sbaglia mai una partita, non sbaglia mai una partita, anche quando la sbagliano gli altri, non la sbaglia lui. Assolutamente non lo sbaglia lui. Cioè, oggi, per esempio, leggevo che lui sarebbe responsabile del mancato intervento su Rebic, sul primo gol, ma non è vero, cioè non è assolutamente vero. Quello, se gli riusciva, era un miracolo, se non gli riesce, è una cosa che non può riuscire, chiaramente.
E poi ha fatto una partita, ragazzi, stratosferica, assolutamente stellare. Ma anche nel primo tempo, intanto ha chiuso una situazione che poteva già valere il 2-0 ed è stata una chiusura incredibile. Ha rimediato le distanze di tutti, perché sia Godin che Skriniar hanno perso un sacco di distanze nel primo tempo, non solo per colpa loro, non tanto per colpa loro, ma soprattutto per colpa dei centrocampisti che gli hanno dato la possibilità al Milan di andare sempre costantemente in 3 contro 3, a volte anche addirittura in superiorità numerica. Quindi lì non ha funzionato qualcosa. E infatti è il centrocampo che ha svoltato la partita nel secondo tempo, perché sia Vecino che Barella hanno cominciato a giocare veramente, veramente, veramente bene. Barella si esalta quello che erano gli altri, questo lo sappiamo. È andato sotto ritmo e compassato nel primo tempo, ma poi ha portato a squadra tutti nel secondo tempo. Vecino ha proprio un rapporto che a questo punto non è più casuale con questo tipo di partite, perché lui questo tipo di partite ci mette sempre lo zampino, ma non solo, cioè ce lo mette anche di brutto, perché segna il primo gol, poi è entrato anche nell'azione del quarto gol, ad esempio, facendo una cosa che io pensavo che se andasse a prendere l'angolo, invece ha avuto l'intuizione di andare da Moses e chiudere quella partita, e quel quarto gol comunque ci ha dato una tranquillità, è sembrato una ciliegina bella da mettere, quindi anche Vecino, grande prestazione. Poi Brozovic, ovviamente uno dei peggiori del primo tempo, non è mai riuscito a ripartire, lì con la fascia da capitano, che a un certo punto ho pensato gli sta pesando troppo, invece poi nel secondo tempo ha organizzato bene il gioco. E poi Sanchez, pensate che basta giocare 25 minuti. Sanchez ha fatto 25 minuti fatti bene e sono bastati per mettere in difficoltà il Milan. Quindi rimane un po' di rimpianto su cosa potrebbe essere questo giocatore, che probabilmente tornerà alla base a fine stagione, però ci sono tante altre prove da affrontare per lui, e comunque ieri veramente sono bastati 25 minuti di Alexis fatti bene per mettere in difficoltà il Milan, anche un assist messo a referto, bravo lui a credere in quel pallone, perché il gol del 2-2 è il gol che ci permette di vincere questa partita. Poi c'è Eriksen, che davvero io speravo che gli entrasse quel calcio di punizione, perché io non pensavo che tirasse, ve lo dico sinceramente, ragazzi. Però non sono abituato a pensare come fuori classe, non sono abituato perché non ce li ho in campo da tanto tempo, soprattutto per quanto riguarda i calci piazzati, per cui che sia ben augurante, perché molti hanno ricordato che Sneijder colpì una traversa, anche se non su punizione, proprio nel suo derby d'esordio, e poi andò come andò. Però mi sembra che il ragazzo sappia trattare il pallone. E che dire, ragazzi, per la mia generazione, quando io ero sbarbato, molto più sbarbato di adesso, c'era il derby del 2003-2004, Milan in lotta per lo scudetto, che andrà a vincerlo a fine anno, un Inter che è un po' fuori dai giochi, non ci può rientrare, difficilmente ci rientra, e sempre febbraio, si va a giocare il derby, l'Inter passa avanti 2-0 nel primo tempo, e poi perde 3-2 nel secondo tempo. Cioè, quel derby lì ce l'hanno ricordato per almeno 5-6 anni, finché non abbiamo vinto lo scudetto in maniera devastante, ce l'hanno proprio ricordato. Quindi fate altrettanto, ragazzi, fate altrettanto, soprattutto voi che avete una ventina d'anni, che questo è il derby che probabilmente ricordate di più, forse il più bello che avete mai visto. Ricordate veramente per tanto tempo ai milanisti cosa è successo ieri sera, perché è giusto così, perché è giusto così. È un Inter di carattere, è un Inter che ha rimediato i suoi errori. Mi piacerebbe che non facesse questi errori fin dall'inizio, ma non importa, perché nel derby è concesso fare questo se poi offri questa prestazione incredibile facendo 4 gol nel secondo tempo, lo rendi più bello. Quindi per il derby va bene, per oggi va bene. È chiaro che la settimana prossima con la Lazio bisognerà offrire una prestazione diversa, intanto perché non tutte le partite le rimetti in piedi, e in secondo luogo perché nessuno chiede di giocare con intensità 90 minuti, però neanche di fare un tempo così da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da primo tempo a secondo tempo. Che dire, ragazzi, siamo contenti, sarà una bellissima settimana. C'è la Coppa Italia, quindi speriamo di non guastarcela nel frattempo, però insomma continuiamo a vincere il derby, ragazzi. Ormai è diventata un'abitudine che sarà difficile perdere, per cui insomma il derby è il derby, ragazzi, e ci causa euforia. In qualunque modo arrivi la vittoria, se arriva così poi, ragazzi, diventa veramente qualcosa di fantastico. Buona settimana a tutti, ragazzi, mi raccomando, andate a prenderli tutti, i vostri amici, colleghi, compagni di università, quello che volete, o compagni di scuola, milanisti, andate a prenderli tutti e fategli capire che cosa significa per noi vincere un derby in questa maniera. Io sono Fulvio Santucci, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!